Questo video in realtà non lo volevo fare, ma da oggi voglio fare tutte le intro in questo modo. Infatti, collegandomi a questo discorso, nell'ultimo video c'è questo ragazzo che mi ha commentato. Dopo hashtag lo faccio per voi, adesso arriva hashtag questo video non lo volevo fare. E ti devo dar ragione, mi piace l'hashtag questo video non lo volevo fare. Un'altra frase pluristuprata è anche questo video è diverso dal solito. Ma vaffanculo. Comunque, benvenuti in questo ottavo capitolo di Spermini alla riscossa. Il format più atteso nel mio canale e la cosa mi fa rabbrividire parecchio. Tutti i commenti che andremo ad affrontare oggi sono stati pescati, ok? Dall'ultimo capitolo, Ciccio Gamer vs Blur. E per quanto riguarda la stronzata, non lo volevo fare questo video. Canzoncina triste e filtro in bianco e nero, abbiamo questo commentatore che mi dice: oh, bravo il Pesov che non inizia con la minchiata del non volevo fare sto video! Certo, non volevi fare sto video su uno degli argomenti più ascoltati del mese, che sicuramente ti garantirà non meno di 50k visual! Stai zitto! Non so se l'hai capito, ma ero ironico! Sul serio, tu pensavi veramente che... No, 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 no. Pigliati la tisana, mettiti sul divano, accenditi Netflix, rilassati, ok? E poi che cazzo significa uno degli argomenti più ascoltati del mese? Cioè più ascoltati ma non discussi. Cioè si ascoltano solamente, ma non ne parliamo. Stiamo muti, ok? Va benissimo. E poi abbiamo un parente di Nando Pagnoncelli che mi dice: dici per l'80% cose giuste, scontate e per il 20% stronzate. Ma poi come cazzo le scrivi le percentuali? Rido, non sei intellettuale, sei solo un altro che parla, perché gli italiani intellettuali sono tutti all'estero, o l'università, o lavorando. Capiamoci, io sono macedone, quindi sono venuto in Italia, quindi sono venuto da un paese estero per declassare la mia intelligenza, giusto? Ah. E questo è fresco di giornata. Sta zitto, brutto Macedonia di merda! No, è brutto Macedonia di merda. Vabbè. Tu non capisci un cazzo di YouTube? Sei... E vabbè, dai. Sarà un fake, forse. Però, dai, continuiamo. Sei solo invidioso del loro successo, delle visualizzazioni di ogni loro video. Muto, capito? Perché se no ti va a finire male, eh? Ok? Rispetto la tua volontà e la tua autorità, perché mi sono leggermente, ma lievemente, particolarmente cacato sotto dalla paura. E qua abbiamo decisamente un fan, ok, sfegatato di uno come Blur. Rotto in culo, bastardo, testa di minchia, se ti trovo ti taglio la gola, ti danno fastidio le bestemmie. E vabbè, qua parte la raffica, l'elenco di bestemmie più disparate. Sono stupido quanto tuo padre che ha deciso di metterlo in figa a tua madre e sei uscito tu. Mamma mia, questo piccolo spermino ha appena scoperto come nascono i bambini. Wow! Maki, ti credi di essere a commentare le persone così? Blur dice solo la sua, poi Dread, Anima, bestemmiavano anche loro. E sti cazzi. E poi ti prego, ficcala da qualche parte una cazzo di virgola. Ti prego, così riusciamo anche a capire il tuo commento. E poi abbiamo l'utente che si schiera a favore del divino gamer 89 e lui vuole essere preciso. Ciccio ha ragione. Punto. E vaffanculo. Vattene, rincoglionito vecchio di merda, e torniamo sempre al discorso di prima. Allora, io sono nato il 4 marzo 1988. Ho 28 anni, forse trascinati male per via dei miei capelli grigi, però a me piacciono. E poi conosco tantissimi miei coetanei che sono già calvi, quindi meglio averli grigi che non averli proprio. E vaffanculo. C'è. Per un disegno del cazzo, 2 euro. Intanto disegni del cazzo, fermo.
vacci piano, ok? Poi ricordatevi che io metto a disposizione le mie tavole in full HD, in formati giganteschi, dove voi potete acquistarli, scaricarli e andare a stamparvi un poster in qualche tipografia, copisteria oppure da qualche fotografo. Ad esempio, una ragazza all'Etna Comics è arrivata con un poster di The Hateful Eight, quella fan art che avevo realizzato tempo fa, ed era cazzutissima. Avevo usato una carta fotografica bellissima e aveva stampato questo poster che era una meraviglia. E quindi io ti dico, c'è! Sì, 2 euro, non cagare il cazzo! Volete la qualità? Se no, mettetevi a screenare il mio video, stampatevi delle copie, voglio vedere il risultato finale, voglio veramente vederlo, che merda viene. Quindi non cagatemi il cazzo, almeno su sta cosa, ok? E poi abbiamo il solito individuo che si lega al concetto dei numeri, di popolarità, di fama. Boban, ma perché ti mischi che te rode il culo che a te non ti caga nessuno? Punto di domanda e mettici anche qualche virgola, ti prego. Non ho censurato il suo nome, ma guardate. Vi prego, guardate. Hashtag io sto con Blur. Cioè, uno si è messo veramente a creare un canale che si chiama Hashtag io sto con Blur. A quanto pare sì. E ora io pretendo un canale che si chiama Hashtag io sto con la zecca. Assolutamente. A qualcuno rode il culo il poco successo. Allora, vogliamo parlarne? Sono l'unico in Italia e forse al mondo, non lo so, però parliamo di YouTube Italia, che propone un format con un vlog più vignetta. Arrivare ai numeri che ho oggi per me è solamente una vittoria. Chi se ne frega del successo, chi se ne frega delle milionate di views. Arrivare a questo livello, la cosa mi soddisfa immensamente. Innanzitutto non faccio le solite cose che vediamo in home page, non copio format americani, perché il 99% dei format che vediamo in home page di YouTube Italia sono tutti copiati da YouTube America, tranne il sottoscritto, e ne vado fiero. Ma grazie a questo poco successo, che non è ai livelli di Ciccio Gamer, non è ai livelli di Blur, non è ai livelli di altri youtuber che propongono la solita cosa, sono riuscito a collaborare con una casa editrice e fare un libro che non è scritto da me, ma da un grande scrittore satirico, Amleto De Silva, che uscirà a novembre, il dizionario illustrato dei giovani in merda. Ho raggiunto un obiettivo importante, ho aggiunto un tassello a quello che è il mio sogno, cioè quello di realizzare un fumetto bio, una graphic novel tutta mia. E non voglio correre, per quest'anno ho realizzato delle illustrazioni per un libro importante di un grande autore. E il prossimo anno, magari, chi lo sa, avrò un'opera tutta mia. E torniamo a quello che è il concetto di successo, che tanti di voi abbinano ai numeri. Fai una portata di numeri, hai fatto successo. No, non voglio vederli in questa maniera. Io, sinceramente, posso ritenermi soddisfatto aver raggiunto certi obiettivi. Per me è già un successo. È un successo essere stato nominato al Festival della Rete come miglior disegnatore. Posso ritenermi fortunato. Ci sono grandissimi nomi lì in mezzo, di vignettisti e disegnatori che sono immensi, che alcuni di loro sono una sorta di ispirazione per me. Ok, veramente, stiamo ancora parlando di successo. Aperta parentesi, se volete votare il sottoscritto come miglior disegnatore e vignettista al Festival della Rete, trovate il link qua sotto, ok? Evitate di banalizzare e non legatevi troppo ai numeri, perché ricordatevi che tanti influencer dai numeri alti, fuori dal web, da questa finestra che in questo momento voi state guardando, non valgono un emerito. Cazzo! Dato che non sanno fare nient'altro oltre a dire delle stronzate mentre stanno a giocare qualche videogioco di merda. E poi abbiamo questo individuo che non ce la fa. Non ce la fa. Intanto lui si presenta con un insulto che veramente stavolta mi ha offeso. Paragonato a capobastone, una delle cose peggiori che uno poteva scrivermi sotto nei miei video. Infatti io gli faccio notare questa cosa. È il peggior insulto che mi sia arrivato da quando ho aperto il canale, però poco male arriva da uno che ha il nickname che parte con Gods. Guardi, mi dà del lei, è anche educato. L'ultimo suo interesse è il mio nickname. Però ho apprezzato gli insulti ai utenti di YouTube, visto che lei li chiama stupidi. Andiamo avanti, vi prego, io rispondo. Azzecca gli ausiliari e poi ne riparliamo, giustamente. Fermi. Lei che vuole dare del buon esempio ai giovani di oggi, sa cosa sono gli ausiliari, sa cosa sono le congiunzioni, ti prego. Fermati.
deve imparare prima a comportarsi. Come? Comportarsi come? Finisci la frase. Partito uno sputacchio. Vabbè, e io ovviamente gli rispondo con: riprova, non si è fatto più sentire. Non lo sapremo mai se è riuscito ad azzeccare qualche congiunzione, ok? O qualche verbo, non lo sapremo mai. Però sta di fatto che devo imparare a comportarmi. Andiamo avanti. No! Mi sono mancati i fascisti e gli sperminelli. Vai a fare le rapine in villa con i rumeni, coglione. No. Io li vado a fare solamente con i miei connazionali macedoni, non con i rumeni. Ti prego, ti prego. Rincara la dose lui, perché dopo ti piscio nei sentimenti, c'è questo ragazzo che non vuole neanche pisciarmi addosso, proprio mi schifa in assoluto. Ed è sempre lo stesso di prima. Macedone di merda, se prendi fuoco e ti passo vicino, anziché urinarti addosso per spegnerti, faccio qualche metro e piscio sui geranei in un'aiuola. Innanzitutto, che cazzo sono i geranei? E poi, se sei così nazionalista e ami così tanto la tua patria, ti prego, studia almeno la grammatica italica. O se no, la gente penserà che durante il ventennio fascista le congiunzioni si scrivevano con l'accento. E voglio concludere questo capitolo con: mi hai fatto cadere le palle con sto video. Ecco, bravo, raccoglile e fuori di qui. Finalmente abbiamo concluso questo 8° capitolo di Spermina la riscossa. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo la i qua in alto, di schiacciarla e vi si aprirà un mondo come sempre. Ci saranno anche dei video che vi consiglio assolutamente di guardare perché sono una figata, ok? Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di preordinare su Amazon nel link in descrizione il dizionario illustrato dei giovani merda che sta per uscire. Ma veramente non vedo l'ora! E noi ci vediamo anche a Lucca Comics per la presentazione presso lo stand di Magic Press e ci abbracceremo, no? Vi potrò firmare, scarabocchiare il libro illustrato, anzi il dizionario illustrato dei giovani in merda. Non vedo l'ora, veramente, sono emozionato, sono gasatissimo e sono... Alla prossima!